Ciao a tutti, allora oggi do questo mio saluto dalla sede di Fuorigrotta perché c'è stata una riunione concomitante che non mi ha consentito di essere lì a San Giovanni, presso il campus di San Giovanni a Teguccio. Quindi un saluto a coloro che sono in aula e anche a chi è collegato a distanza, con il consueto ringraziamento e riconoscimento della collaborazione tra la nostra Smart Infrastructure Academy che nasce tra Federico II e Tecne del gruppo ASPI con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli che anche oggi riconosce a questo evento seminariale il rango di evento formativo per i crediti professionali. E sapete che in questi fine settimana concentriamo gli appuntamenti con gli ospiti che ci portano diciamo, contributi provenienti da enti esterni e comunque molto stimolanti. Diciamo che portano nel dominio delle infrastrutture, che è l'oggetto principale della nostra Academy, delle competenze multidisciplinari. E oggi i relatori sono dei cari colleghi, amici. Il primo sarà Riccardo Lanari, il professor Riccardo Lanari del CNR IREA, e poi dopo il professor Giovanni Acampora. Con loro, anche come sotto il profilo della ricerca, ormai da qualche anno collaboriamo insieme, quindi si parlerà di come i dati interferometrici satellitari possono essere integrati con gli altri strumenti di monitoraggio, tra virgolette, tradizionali, per avere sempre più una lettura smart delle nostre infrastrutture. E poi con il professor io auguro a tutti voi un buon proseguimento, mi scuso con Riccardo e con Giovanni per non essere lì. Do appuntamento per la visita tecnica e poi Andrea Miano e Alessandro Lubrano vi daranno dei dettagli. Comunque la partenza è alle 8:15 dal campus, come vi ho detto, ritorno previsto per chi torna con il pullman che abbiamo alle 13:30 circa. Vi prego solo di Andrea e Alessandro di prendere nota di chi dobbiamo aspettare domani mattina, perché ho capito che alcuni verranno in auto. Si potrebbe arrivare anche lì direttamente se volete, quindi fateci capire per evitare domattina o di lasciare fuori qualcuno oppure di aspettare inutilmente. Quindi per cortesia, chi prevede di venire con mezzo proprio è pregato di informarcene. Allora io adesso vi cedo la parola, vi saluto i relatori, vi auguro buon proseguimento e sono sicuro che anche oggi sarà un pomeriggio ben speso. Prego Riccardo. Grazie Andrea. Allora, faccio partire la presentazione. Spero che mi sentano quelli che sono collegati in rete. Ok, perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti, come anticipato. Sono Riccardo Lanari, sono un dirigente di ricerca dell'IREA, Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del CNR, in particolare la sede di Napoli, che è la sede istituzionale. Come anticipato dal professor Prota, che ringrazio molto per l'invito, e come potete leggere dal titolo, l'idea, diciamo, di queste 2 ore di chiacchierata è quello di darvi un po' una panoramica di quelle che sono le tecniche di telerilevamento radar satellitare per la rilevazione, lo studio di quelli che sono i fenomeni deformativi della superficie terrestre, in particolare di quelle tecniche che si chiamano le tecniche di interferometria radar differenziale, di cui già avete sentito un po' parlare, almeno per le persone che sono qui in stanza. Quindi rispetto a una serie di cose poi andrò a rafforzare dei concetti. Diciamo che dopo una introduzione di quelle che sono queste tecniche, poi mi concentrerò su mostrarvi un po' di applicazioni, un po' diciamo di casi di studio che riguardano sia l'analisi e le deformazioni del suolo, sia l'analisi e le deformazioni del costruito, quindi diciamo aree urbanizzate, infrastrutture. L'idea, anche diciamo perché c'è poi una parte collegata, è quella di partire un po' dall'inizio, quindi io diciamo introdurrò dei concetti base, magari alcuni di voi già conoscono. Mi scuso per quelli che già li conoscono bene e che li trovano troppo basilari, ma è giusto per avere una base di discussione comune su cui poi costruire quello che è, diciamo, la presentazione.
Se siete d'accordo, io direi che facciamo una pausa più o meno di una decina di minuti dopo una prima parte e poi alla fine, se ci sono domande, curiosità, io con molto piacere rispondo. Ok, allora il focus, lo avete capito dal titolo, dalla mia brevissima introduzione, è sostanzialmente su quelli che sono l'utilizzo. Chiedo scusa, solo un'informazione di servizio, online è comunque possibile rivolgere domande al relatore attraverso la chat, poi le porgerò io se ci sarà. Benissimo. Grazie, chiedo scusa per l'interruzione. Ci mancherebbe, grazie, gentilissimo, anzi. Quindi dicevo, dall'introduzione avete capito che si parla principalmente, diciamo un po' lo sviluppo di tutta questa tematica è focalizzata su quello che è l'ambito, diciamo, dei sensori per l'osservazione della Terra. E quando diciamo si ragiona di sensori di osservazione della Terra, cioè di sensori con cui io vado a osservare processi o caratteristiche della superficie terrestre, un elemento deve essere subito chiaro dall'inizio, perché è un elemento centrale, che è, diciamo, la frequenza operativa, la frequenza alla quale operano questi sistemi. In realtà mi sentirete parlare per tutta la presentazione di frequenze e di lunghezza d'onda, probabilmente parlerò più di lunghezze d'onda, ma come ricordate sicuramente, frequenza e lunghezza d'onda, che poi tipicamente si esprimono con le lettere F e lambda, sono legate dal prodotto uguale a quella che è la velocità della luce, quindi sono in qualche modo direttamente rapportabili. Bene, lo spettro elettromagnetico delle frequenze è estremamente ampio, i sensori osservazione della Terra ne occupano certe porzioni, i sensori ottici operano, diciamo, nella porzione dello spettro elettromagnetico che si chiama visibile, poi c'è una gamma di sensori molto rilevanti che opera nell'infrarosso. Noi siamo interessati ai sensori che operano nella banda delle microonde, che è quella che trovate cerchiata lì. Adesso esistono molte definizioni sui libri di elettromagnetismo di quella che è la porzione di banda occupata dalle microonde. Diciamo che vuoto per pieno è quella porzione che, se ragioniamo in termini di lunghezza d'onda, va più o meno da un millimetro al metro di lunghezza d'onda. Con questi sistemi a cui siamo interessati, che in particolare occupano delle sottoporzioni. Queste sottoporzioni, che si chiamano sottobanda X, sottobanda C, sottobanda L, in realtà sono un retaggio militare, erano state divise, diciamo, quando poi soprattutto le microonde venivano utilizzate in ambito militare. Me ne sentirete parlare particolarmente di tre: la porzione che si chiama banda X, circa 10 GHz di lunghezza d'onda, scusatemi, di frequenza, 3 cm di lunghezza d'onda; la banda C, 5,3 GHz di frequenza, 5,6 cm di lunghezza d'onda; e poi un po' della banda L, circa 1,2 GHz, 25 cm. Quindi le lunghezze d'onda delle quali io vi parlerò sono sostanzialmente lunghezze d'onda centimetriche. Adesso, quindi, il focus di utilizzo in termini di banda dei sensori sono le microonde. Perché? Perché i sensori a cui noi siamo interessati sono dei sensori radar. In particolare si chiamano radar ad apertura sintetica, spesso denominati SAR dall'acronimo inglese di Synthetic Aperture Radar. Qual è il razionale di questi sistemi? Sono dei veri e propri sistemi radar, come quelli che vedete per esempio installati negli aeroporti, con una differenza: non sono rotanti in termini di trasmissione dell'antenna, anzi sono a puntamento fisso, sono installati, per i casi che interessano questo seminario, questa lezione, su sistemi satellitari, ma in realtà potrebbero essere installati anche su aerei e anche su binari on ground, si chiamano i GBSAR, i Ground Based SAR. Noi siamo interessati in particolare a quelli installati sui satelliti, e tipicamente sono installati su cosiddetti satelliti che si spostano su orbite polari, cioè che più o meno stanno alcune centinaia di chilometri sopra le nostre teste e che si muovono lungo orbite che vanno sostanzialmente dal polo sud al polo nord con un'inclinazione di una decina di gradi, sono le cosiddette orbite ascendenti, e dal polo nord al polo sud le cosiddette orbite discendenti. Come funzionano? Proprio come i radar classici, la piattaforma, che più o meno va a 7400 metri al secondo,
quindi sono 7 chilometri e mezzo, 7 chilometri, 7 chilometri e mezzo al secondo, la piattaforma si sposta appunto lungo le orbite sud, nord, nord, sud, e mentre la piattaforma si sposta il radar trasmette impulsi a microonde e riceve echi retrodiffusi, trasmette, riceve, quindi in qualche modo acquisisce quella che è una serie di echi retrodiffusi, che più o meno per la parte di ampiezza, se io li vado a vedere, hanno una forma tipo questa, vengono tipicamente rappresentati in bianco e nero. In realtà sono un qualche cosa di un po' più complicato, perché sono queste registrazioni delle entità complesse. Io non soltanto registro l'ampiezza della radiazione retrodiffusa, ma registro anche quella che è l'informazione di fase. E questa informazione di fase è importante perché? Perché io ho uno sfasamento legato alla variazione di distanza a causa del movimento fra ogni singolo target a terra e il centro di fase della mia antenna. Poiché questo sfasamento lo posso calcolare perché conosco molto bene quelle che sono le caratteristiche dell'orbita, che cosa posso fare? Lo posso andare a compensare. Prima si faceva otticamente, si usavano delle lenti, sostanzialmente c'era un trattamento che veniva fatto in modo totalmente ottico, ora il trattamento è completamente digitale, quindi questa compensazione di questi sfasamenti legati a questo moto relativo viene fatto digitalmente, e se io compenso quelli che sono questi sfasamenti, questo sostanzialmente è equivalente a generare delle aperture enormi, cioè è come se io, anziché avere un'antenna fisica a bordo del mio satellite che è massimo dell'ordine dei 10-15 metri, è come se sintetizzassi, ecco perché sintetico, delle antenne dell'ordine dei chilometri. Quindi io, anziché avere 10 metri a 800 km di altezza, ho 5 km di antenna, e quindi questo, vedete, fa sì che io passo da questo a questo, cioè genero delle immagini a microonde grazie a questa operazione di sintesi d'antenna ad buona risoluzione. In particolare, vedete, questo è il posto più bello del mondo, questa è la baia di Napoli dove io sono nato, e quindi è il posto più bello della terra, bello anche per altri motivi, anzi soprattutto per altri motivi. Questa bellissima immagine è un'immagine che ha, se non sbaglio, una quindicina di metri di risoluzione, perché inizialmente questi sensori generavano immagini con risoluzione dell'ordine delle decine di metri, poi si è sceso a qualche metro e adesso, soprattutto in ambito tattico per esempio, queste immagini hanno risoluzione metrica e anche submetrica, si arriva più o meno a 10-15 cm di risoluzione. Sono però configurazioni che tipicamente vengono usate in scenari che sono scenari militari. Per le applicazioni civili che noi abbiamo si scende oramai più o meno intorno a qualche metro, a qualche metro di risoluzione. Bene. Volendo sintetizzare estremamente che cosa sono questi sistemi SAR, diciamo, dobbiamo ricorrere a tre parole chiave. Questi sono sensori a microonde, attivi e coerenti. A microonde, già ve l'ho detto, cioè operano in una porzione dello spettro magnetico, che è la porzione delle microonde, quindi sostanzialmente aspettatevi lunghezze d'onda in gioco che sono dell'ordine dei qualche centimetro, al più una decina di centimetri. Però le microonde hanno una caratteristica importante: le microonde penetrano molto bene quelle che sono le nubi, anche abbastanza bene la pioggia. Quindi sostanzialmente questi sistemi, per il fatto che operano nella banda delle microonde, si dice sono i cosiddetti sistemi di all weather imaging, cioè differentemente dai sistemi ottici, per cui se c'è una copertura nuvolosa io delle zone non le vedo, quindi poi le devo mascherare, in questo caso è completamente trasparente. Voi vedete bene, non è che bisogna abbassare le luci, riuscite a vedere bene? Sì, ok, allora perfetto. Quindi sostanzialmente sono sistemi che funzionano, diciamo, indipendentemente da quelle che sono le condizioni atmosferiche. La seconda parola chiave a cui accennavo è sono sensori attivi. Questo è un altro concetto molto semplice. Diciamo, differentemente dai sensori, ad esempio quelli ottici, che hanno bisogno, lo vedete qui nel cartoon a sinistra, di una sorgente esterna, la luce solare che irradia e quindi per riflessione io la ricevo col mio sensore,
i nostri sensori hanno una propria sorgente interna, hanno una sorta, fra virgolette, di proprio sole, quindi non hanno bisogno, non hanno bisogno della presenza del sole, quindi sono sistemi che funzionano sia che ci sia il sole sia che non c'è, perché dipendono da una radiazione completamente diversa. Sono i cosiddetti sistemi attivi. Quindi questi sistemi funzionano indipendentemente dalle condizioni meteo e funzionano sia di giorno che di notte. La terza parola chiave sono sensori coerenti. Questo, come dicono gli americani, è un pochettino più tricky come concetto. Allora semplifichiamolo e torniamo a una cosa che già vi avevo introdotto prima. Questi sensori sono coerenti nel senso che registrano non soltanto l'ampiezza ma anche la fase di quella che è la radiazione retrodiffusa, quindi le mappe con le quali noi andiamo a operare in ambito SAR, quando c'è un sensore SAR, sono delle entità complesse, sia il dato registrato sia l'immagine. Hanno ampiezza e fase, o se preferite parte reale e parte immaginaria, che sono l'espressione della stessa cosa, sono delle entità complesse. Questo fatto che siano delle entità complesse, in particolare il fatto che c'è una fase, oltre a essere importante proprio per generare le immagini SAR, che attraverso la compensazione di questi sfasamenti, ve l'ho fatto vedere prima, io riesco a passare da risoluzioni molto scadenti a risoluzioni metriche, è molto importante perché è proprio questa informazione di fase che noi utilizziamo nelle tecniche di interferometria, nelle tecniche di interferometria SAR. In particolare, di tutte le tecniche di interferometria SAR che sono disponibili, questo seminario si concentra su uno. Le cosiddette tecniche o tecnologie, perché in realtà sono più di una tecnica, che vengono chiamate le tecniche di INSAR, le tecniche di interferometria SAR differenziale. Allora, che cosa succede in uno scenario di INSAR? Sostanzialmente siamo interessati ad una cosa, ad osservare una porzione della superficie terrestre e andare a caratterizzarne quello che è la deformazione. Per esempio, è un tema purtroppo attualissimo, la deformazione prodotta in quella zona da un evento sismico, da un terremoto. Allora, è chiaro e evidente che in questo scenario non mi basta un'immagine, me ne servono almeno due in uno scenario di INSAR. Un'immagine prima del terremoto e un'immagine dopo il terremoto. Che succede in uno scenario di INSAR? Allora, c'è il nostro SAR, il nostro radar, che sta a bordo della nostra piattaforma, che vola da sud a nord, da nord a sud, in dipendenza dall'orbita, trasmette, riceve, e io genero una prima immagine. Poi, purtroppo, si verifica il terremoto e il mio sistema rivola lungo un'altra orbita, trasmette, riceve, io genero una seconda immagine. Quindi c'è un'immagine prima il terremoto e un'immagine dopo il terremoto. La cosa importante, ve l'ho evidenziata lì molto e ci torno dopo, è che la separazione fra le due orbite deve essere sufficientemente piccola. Nel gergo SAR noi diciamo le acquisizioni devono essere a piccola baseline. Perché questo? Perché tenete conto che tutto questo sistema si basa sull'interazione fra la radiazione elettromagnetica e il suolo. La radiazione incide, viene retrodiffusa. L'interazione fra la radiazione elettromagnetica e l'area investita, la cella di risoluzione, il pixel, non sono proprio la stessa cosa, ma confondiamole. Quindi l'elemento singolo della mia immagine avviene sulla scala della lunghezza d'onda. Ora, se io ho una lunghezza d'onda dell'ordine dei 3 cm, per esempio, opero in banda X, e ho una cella di risoluzione di 10 metri o di 5 metri, è chiaro che sono tanti gli elementi che retrodiffondono. Quello che quindi è molto importante è che queste due orbite di acquisizione siano sufficientemente vicine, la baseline sia sufficientemente piccola, perché la risposta elettromagnetica, come il radar osserva prima del terremoto e dopo il terremoto, alla scala della lunghezza d'onda, sia sostanzialmente la stessa. Nel gergo SAR noi diciamo le due immagini devono mantenere coerenza, devono essere coerenti. Se succede questo, allora io che cosa posso fare? Posso prendere l'immagine del prima e l'immagine del dopo, le sovrappongo, noi diciamo le coregistro,
poi punto per punto mi ricordo che ho la mia informazione di fase, l'ampiezza me la dimentico, prendo la fase, mi calcolo punto per punto, fase dell'immagine 1, meno fase dell'immagine 2, e da questa differenza di fase posso generare mappe come questa. Questa è la mappa del terremoto di Amatrice, 24 agosto 2016. Bene, provo a chiarire un po' meglio questo concetto, quindi per chiarirvelo un po' meglio uso un caso che è proprio didattico, un caso di studio. In realtà, quando io faccio interferire queste due immagini, quando mi calcolo questa differenza di fase fra l'immagine prima e l'immagine dopo, io in realtà genero prodotti come questo. Io qua vi ho preso un caso didattico, questo è il terremoto di Liapelle, settembre 2015, è un mostro perché è un terremoto che ha investito un'area di 500 km per 200. Perché uso questo caso? Perché in realtà quando voi vi trovate in uno scenario interferometrico differenziale, in uno scenario DINSAR e vi calcolate per l'appunto questa differenza di fase, fase dell'immagine 1 meno fase dell'immagine 2, generate prodotti come questi. Li trovate quasi sempre rappresentati così, si chiamano interferogrammi o anche frange interferometriche. Perché si parla di frange interferometriche? Perché sostanzialmente per rappresentare queste mappe di differenza di fase si usano dei falsi colori dove a una frangia, che è un ciclo di fase, quindi 2 pi greco radianti o 360 gradi, nessuno usa i gradi, quasi tutti usano i radianti, quindi da meno pi greco a pi greco io assorbo un ciclo di colore. Ecco perché le frange, è una frangia, ok? E sono radianti, queste proprio noi calcoliamo alle immagini differenze di fase che sono radianti o gradi. Ora, il bello di questa tecnologia è che c'è una relazione molto semplice fra cosa? Fra la fase, la differenza di fase e la deformazione. La differenza di fase è uguale a cosa? A 4 pi greco, 4 per 3, 14, diviso lambda. Se in banda X 3 cm, se in banda C 5 cm, se in banda L 20 cm, quello che è, dipende dal sistema, da chi l'ha progettato, per la deformazione. Quindi se io mi calcolo la mia differenza di fase, conosco per grazia di Dio quanto vale pi greco, lambda me la dà il costruttore e mi calcolo la mia deformazione. È praticamente un'equazione banale. Ora, attenzione, quanto vale una frangia 2 pi greco? Se io vado a sostituire al posto di delta fi 2 pi greco, guardate che cosa succede. Se delta fi uguale a 2 pi greco, io apprezzo una deformazione pari a lambda mezzi, ma io in realtà non apprezzo una frangia, lo vedi, io apprezzo una frazione di frangia, quindi apprezzo una frazione di lambda mezzi. Quindi io di giorno, di notte, da 400 km di distanza, senza mettere piede in Cile, sono in grado di misurare frazioni della mia lunghezza d'onda di deformazione in modo automatico. Cioè io posso apprezzare con queste tecnologie deformazioni centimetriche, in alcuni casi anche millimetriche. In realtà, devo dirvi, noi quella che misuriamo non è esattamente la fase complessiva, perché facciamo un arco tangente quando ci calcoliamo una fase, ve lo ricorderete, io quando mi devo calcolare una fase di un numero complesso faccio un arco tangente. Quindi in realtà io ricostruisco la restrizione, noi diciamo, la parte arrotolata, la porzione nell'intervallo meno pi greco, quindi in realtà poi me la devo integrare per calcolarmi la mia fase, cioè ho una restrizione fra meno pi greco, poi me la calcolo integrandola, però una volta che mi sono integrato questa quantità sono in grado di stimarmi su scala centimetrica quelle che sono le mie deformazioni direttamente da queste frange, da questi interferogrammi. Quindi è una cosa semplice, i miei colleghi tanti si offendono, dico, è una cosa semplice, però il bello di queste tecnologie è che sono semplicissime da applicare, perché basta corregistrare e poi andarsi a calcolare sostanzialmente un pattern di fase, e quindi poi da questo pattern di fase mi vado a generare quello che è il campo di deformazione. Qua c'è stato più di un metro di deformazione, non mi ricordo, sono stati danni mostruosi, ma d'altronde come è successo di recente anche al confine fra la Turchia e la Siria. E ovviamente, così come mi genero la mappa del terremoto in Liapelle, noi ci siamo generati, perché siamo centri di competenza del Dipartimento di Protezione Civile, dopo l'evento sismico di Amatrice, la mappa di Amatrice. Ora, qualcuno di voi potrebbe dirmi, però Riccardo, non ho capito questa cosa che tu dici, perché la deformazione in realtà è una cosa tridimensionale, no? Perché è una cosa che si deforma nello spazio.
la differenza di fase è uno scalare. Quindi come si conciliano queste due cose? Chi di voi, insomma, dovesse fare una domanda del genere, avrebbe perfettamente ragione, perché in realtà da una orbita di osservazione io non mi ricavo una mappa della deformazione tridimensionale, ma io mi stimo una componente della deformazione, quindi con grande accuratezza non stimo tutto, ma stimo un pezzo, una componente, quella che si chiama LOS, vedete, quella che è l'acronimo di line of sight, linea di vista, quindi LOS deformation. In realtà, quindi, che cosa significa? Significa che io non è che mi stimo la deformazione tridimensionale, mi stimo una la proiezione nella linea di vista. Cioè io sono in grado di apprezzare con grande sensibilità quelli che sono allontanamenti o avvicinamenti. Cioè se il mio target a terra si è allontanato o si è avvicinato. E tipicamente, quindi, queste mappe di deformazione in loss, queste componenti, vengono rappresentate di nuovo in falsi colori, come le frange. 90% con i colori RGB che uso io, dove il verde è tipicamente associato a zone stabili, il rosso ad allontanamenti e il blu ad avvicinamenti. E vedete, nel caso del terremoto di Amatrice, vedete quella forma di 8, quella forma a cucchiaio, sostanzialmente sono gli allontanamenti di circa 20 cm che sono la ferita superficiale del terremoto avvenuto in profondità nella Terra. Ovviamente io, come dire, ho questa limitazione di poter stimare questa componente, ma se ragiono con una singola orbita, cioè se io considero una sola orbita di osservazione, ma vi ricordo che questi sistemi, per fortuna, tipicamente hanno almeno due geometrie di osservazione, perché mentre il satellite gira la Terra sottoruota, e quindi che cosa succede? Succede che poi io ogni punto sulla Terra almeno lo vedo con due orbite di osservazione, le orbite ascendenti quando il satellite va da sud a nord e le orbite discendenti quando il satellite va da nord a sud, e questo è quello che noi tipicamente utilizziamo. Quindi poi quello che abbiamo fatto per il Dipartimento di Protezione Civile, per gli NGV, è analizzare il terremoto di Amatrice sia dall'orbita ascendente sia dall'orbita discendente. Questo che cosa significa? Significa che noi abbiamo due proiezioni in due loss, abbiamo due misure, due proiezioni, e quindi quello che si può fare è mettere assieme, combinare queste due informazioni e tirare fuori informazioni come questa, la componente verticale e la componente sud-ovest. A sinistra la componente verticale, a destra la componente sud-ovest. Vedete, il campo di deformazione di Amatrice è quasi tutto verticale, questo è consistente anche con le faglie, se ricordo bene una faglia diretta, quella del terremoto di Amatrice, però questo per dirvi che in realtà tipicamente io riesco a tirar fuori, oltre alle informazioni in loss, anche, diciamo, delle informazioni che sono di più facile comprensione legate alla componente verticale e alla componente sud-ovest. Purtroppo il nord no. Perché? Perché il nord lo confondo con la direzione di movimento del satellite. È nella direzione perpendicolare alla mia loss e quindi il nord non lo vedo, o se volete lo vedo con una sensibilità molto molto scadente. Quindi in scenari d'INSAR vi potete aspettare risoluzioni, accuratezze e spinte soltanto rispetto a quelle che sono queste due componenti. L'aspetto veramente importante di queste tecniche d'INSAR, che si chiamano classiche, è la densità spaziale. Capite bene che io in una mappa come questa ho centinaia di migliaia di punti calcolati in automatico, e questo, per esempio, se io voglio andare a modellare la sorgente è molto utile, è cambiato completamente lo scenario. Prima ci avevamo 20, 30, 40, 50 stazioni GPS, adesso ci abbiamo 200.000 misure, e quindi si possono applicare anche tecniche molto sofisticate delle cosiddette inversioni di questi dati. Cioè io che cosa posso fare? Posso utilizzare modelli, per esempio modelli analitici elastici in semispazi omogenei, dove io dico che caratteristiche deve avere la mia sorgente subsuperficiale per produrre in superficie un terremoto che nella loss ascendente e nella loss discendente ha queste caratteristiche rispetto al verticale, all'est-ovest. Vado a invertire i miei dati e quindi mi posso andare a ricavare la profondità e l'entità dello spostamento subsuperficiale. Quindi non soltanto la traccia superficiale del campo di deformazione, la sua distribuzione spaziale, ma anche informazioni su quelle che sono le sorgenti che hanno prodotto il terremoto. E sono tecniche che oramai
si applicano in molti contesti, ve ne faccio vedere giusto un altro per darvi evidenza della, come dire, oramai approccio abbastanza rutinario che hanno queste tecniche. Questo in particolare è il terremoto di Visso e soprattutto quello di Norcia, magnitudo 6,5 che è arrivato il 30 ottobre. E analogamente in questo caso abbiamo fatto osservazioni da orbite ascendenti, osservazioni da orbite discendenti, le abbiamo combinato e sono venute fuori queste informazioni. Vedete, circa 80 cm di apertura del terremoto e poi boom, questa specie di metro di deformazione, l'area di Castelluccio, che ovviamente tutti sapete hanno scassato tutto lo scassabile. Però c'è la possibilità di misurare queste quantità in modo, diciamo, in modo veramente oramai abbastanza automatico. È una storia molto legata come sviluppi iniziali ai terremoti. Difatti vi ho portato poi il primo interferogramma, cioè la prima mappa di differenza di fase che è stata fatta almeno in ambito civile, che è quella legata al terremoto di Lenders, un terremoto del 92. Quindi oramai è circa una trentina di anni che queste tecnologie vengono utilizzate sempre con maggiore automatismo. Ed è il motivo per cui noi abbiamo per esempio un servizio operativo che facciamo in ambito europeo. Sostanzialmente cosa facciamo? Ogni volta che c'è un terremoto di magnitudo sopra 5,5, noi aspettiamo la prima acquisizione post-evento, abbiamo le immagini pre-evento e generiamo un interferogramma e poi da questi interferogrammi generiamo le mappe di deformazione. Quindi è una sorta di servizio sismico che viene utilizzato e poi viene fornito agli osservatori geologici, alle protezioni civili, perché in qualche modo dà un'informazione che, oltre a tutta una serie di altre informazioni degli accelerometri, dà l'entità di che cosa sta succedendo in modo sostanzialmente automatico. Ok, questo, come dire, fino ad ora è il bello. Poi ovviamente ci stanno pure i problemi, perché poi gli esempi che uno fa vedere sono quelli dove tutto funziona, però diciamo ci sono oneri e onori. Allora, queste tecniche non funzionano dappertutto, non funzionano decisamente dove, torno al discorso di prima, dove la risposta elettromagnetica cambia, perché dove la risposta elettromagnetica cambia alla scala dei miei 3 cm, 5 cm, 20 cm, io fra le due acquisizioni, quando mi vado a calcolare la differenza di fase, la risposta è talmente tanto cambiata che io non vedo niente. Per esempio, se vedete nell'immagine qui del Golfo di Napoli, vedete tutto quel rumore nell'acqua, il mare, come sapete bene, è oggetto di canzoni e poesie, ma si muove. Altro che centimetri o millimetri, la risposta cambia e quindi lì non si vede niente. Anche nelle zone vegetate, nelle zone agricole, tipicamente la risposta elettromagnetica varia tantissimo e quindi riesco a vedere molto poco. Queste tecniche funzionano molto bene in aree che sono urbanizzate o dove io ho poca vegetazione, aree desertiche, rocce. Però io ho un indicatore di qualità, cioè quando io mi genero la mia mappa di differenza di fase, che vedete a sinistra, io poi tipicamente mi genero anche un'altra mappa, che si chiama la mappa di coerenza, che appunto mi dà un'indicazione sulla qualità di quello che genero. Che cos'è questa mappa di coerenza? Sostanzialmente quello che andiamo a fare è, pixel per pixel, andarci a fare una stima, diciamo così, della consistenza fra l'immagine 1 e l'immagine 2. È un operatore matematico, sostanzialmente facciamo una cross-correlazione, la trovate su tutti quanti i libri di matematica, probabilmente la conoscete anche benissimo perché la utilizzate, dove chiaramente è un operatore statistico, noi non riusciamo a fare medie statistiche, quello che facciamo un'ipotesi, si dice un'ipotesi di ergodicità, sostanzialmente sostituiamo le medie statistiche con le medie spaziali, quindi anziché mediare statisticamente, mediamo spazialmente, quindi perdiamo un po' in risoluzione spaziale per guadagnare, diciamo, queste stime efficaci. E da questa cross-correlazione normalizzata ai moduli, in particolare il modulo, quel fattore K, è la nostra coerenza, che è comodo perché è un fattore normalizzato che varia da 0 a 1. 0 significa bassa coerenza, non c'è coerenza, praticamente la mia informazione di fase è totalmente dominata dal rumore. K uguale 1,
vuol dire che non ho contributi di rumore, che la mia fase è pulita. Quindi io, quando genero un interferogramma, una mappa di differenza di fase, ho anche un indicatore di qualità di questa fase. E poi da un po' di calcoli statistici sono anche in grado, dalla misura di questo K, di capire qual è la deviazione standard della mia fase, quindi l'accuratezza della mia fase. Ok, quindi uno, attenzione quando si guarda un interferogramma a lavorare soltanto in zone coerenti, perché se la zona non è coerente, perché nel tempo la riflettività, la risposta elettromagnetica è cambiata, me ne faccio, diciamo, molto poco, almeno se considero le tecniche di INSAR standard. C'è un altro aspetto, questo invece è un aspetto di sistema. Torno al discorso della baseline, vi ricordate? Io so che il mio satellite passa, fa la prima acquisizione, poi si verifica il terremoto e il mio satellite ripassa e fa la seconda acquisizione. Se la baseline, in realtà, la componente perpendicolare alla loss della baseline è sufficientemente piccola, e allora posso aspettarmi, sto guardando la mia scena con lo stesso angolo, con la stessa loss, quindi c'è una consistenza abbastanza garantita. Ma se le orbite non sono sufficientemente bene ripetute, per esempio passo da 10 metri a 1 chilometro, vedete che succede? Diventa rumore. Perché? Perché anche se io sono a 400-800 km di distanza ed è solo 1 chilometro, 1,5 km, la risposta elettromagnetica, visto che la mia interazione è su scala centimetrica, quel riflesso in termini di coerenza dei miei dati si perde. E quindi, in sostanza, io perdo questa capacità di generare queste mappe di differenze di fase. In realtà non la perdo completamente, perché mi rimane qualche picco, che è una sorta di super pixel, se volete, che quasi da qualunque orbita voi lo guardate preserva quella che è la sua coerenza. Sono i cosiddetti scatteratori persistenti, quelli che il Politecnico di Milano ha brevettato come scatteratori permanenti. Quindi restano comunque dei super pixel, però io perdo la bellezza, diciamo, questa distribuzione di fase, questa capacità di caratterizzare quello che è il campo deformativo di un terremoto, di un'eruzione vulcanica, di una frana, di una subsidenza urbana. L'altro aspetto su cui vorrei attirare la vostra attenzione è il discorso della frequenza, ok? O se preferite della lunghezza d'onda. Io qua vi faccio vedere tre differenze di fase, sempre lo stesso terremoto, è sempre il terremoto, diciamo, di Amatrice, in banda X a sinistra, in banda C al centro e in banda L a destra. Poiché lambda sta al denominatore, è chiaro che più grande è lambda e più piccola è la differenza di fase. Che significa questa cosa? Significa che anche la frequenza gioca un ruolo importante. Perché? Perché se io sono a frequenze più alte, quindi a lunghezze d'onda più basse, il mio denominatore è più piccolo, ho maggiore sensibilità, ma è anche più critico, perché la scala a cui la mia onda elettromagnetica interagisce non è 25 cm, ma è 3. Quindi io ho maggiore sensibilità, ma maggiori criticità, se salgo in frequenza, quindi scendo in lunghezza d'onda. Se scendo in frequenza e quindi salgo in lunghezza d'onda, è meno critico. Quindi ho un trade-off fra sensibilità e criticità. Però questo è un aspetto importante su cui poi tornerò alla fine. L'ultimo elemento su cui devo fare anche molta attenzione quando parlo di interferometria SAR differenziale sono i cosiddetti artefatti atmosferici, perché si pigliano degli zarri enormi, ok? Che succede? Non mi posso dimenticare che cosa? Che le mie acquisizioni avvengono in tempi diversi, per forza, perché io sto guardando il terremoto, ho bisogno di un'immagine prima e un'immagine dopo. Che cosa succede? Succede che se io ho due acquisizioni in due istanti di tempo diverso, le condizioni atmosferiche cambiano. Adesso voi mi potrete dire, sì, ma tu avevi detto che le onde elettromagnetiche penetrano. Sì, no, le onde elettromagnetiche penetrano, questo ve lo garantisco, basta che guardate il vostro microonde.
Il problema è che però nel passaggio dell'atmosfera le onde elettromagnetiche comunque subiscono quelli che sono degli effetti, perché l'atmosfera è turbolenta, ci sono spostamenti di masse d'aria, c'è la topografia. Queste turbolenze attraverso le quali passano le onde elettromagnetiche, se sono diverse, ed è molto spesso il caso che siano diverse, perché se ho un'acquisizione oggi e ce l'ho fra 20 giorni, l'atmosfera può essere diversa, bisogna fare attenzione perché questi cambi di propagazione, le variazioni, si dice l'indice di rifrazione, nell'atmosfera possono introdurre nelle mie differenze di fase segnali come questi. Questi sono mappe di differenze di fase dell'Etna, dove la i 3300 metri dell'Etna introducono delle modulazioni. Quella differenza di fase non è nient'altro che la rappresentazione di un fronte d'onda che sta passando fra le due acquisizioni attorno all'Etna. Ed è questo il motivo per cui quando si guardano gli interferogrammi SAR, tipicamente non se ne guarda mai uno, ma se ne guarda una molteplicità, e poi col passare del tempo in realtà si è passato dall'analisi dei singoli interferogrammi alle cosiddette analisi multitemporali su una molteplicità di interferogrammi. Ma dette queste limitazioni, che quindi introducono sicuramente degli elementi di cautela quando si utilizzano queste tecnologie, la gamma di applicazione è enorme, perché ve l'ho detto prima, poter disporre di tecniche in automatico da centinaia di chilometri, indipendentemente dalle condizioni meteo, possono darvi informazioni su scala delle centinaia di chilometri di quello che succede in termini di deformazione di un'area di interesse, applicazioni enormi. Si è partito dall'ambito sismico per poi passare all'ambito vulcanico, il discorso idrogeologico e infine molto adesso si lavora sul tema del costruito, che poi è oggetto della collaborazione che noi abbiamo col professore Prota e i suoi colleghi. Ed è, a mio modesto avviso, anche grazie allo sviluppo delle tecniche d'INSAR che questi sistemi SAR satellitari hanno avuto un autentico boom a partire dall'inizio degli anni 90. Tipicamente noi distinguiamo in due generazioni, diciamo, questi sistemi SAR. In particolare, diciamo, questa prima generazione di sistemi SAR, che è quella che inizia con l'avvento dei sistemi all'inizio degli anni 90, ha visto un ruolo molto importante da parte dell'Agenzia Spaziale Europea. Che l'Agenzia Spaziale Europea cosa ha fatto? Ha messo in orbita, prima nel 92, un primo sistema in banda C che si chiama ERS-1. Poi nel 95 ne ha messo in orbita un altro che si chiama ERS-2 e poi nel 2002, se non sbaglio, ha messo in orbita un altro sistema sempre in banda C che si chiama Envisat. Che cosa ha fatto? Ha consentito di costruire un archivio ventennale di dati acquisiti tutti più o meno dalla stessa orbita e ogni 35-70 giorni. Quindi noi come comunità scientifica ogni 35-70 giorni da orbita ascendente, ogni 35-70 giorni da orbita discendente, ci avevamo una immagine. Quindi ci siamo ritrovati più o meno alla fine degli anni 90 ad avere archivi di acquisizioni sistematiche, sequenze temporali di acquisizione sistematica. Questo è stato fondamentale perché poi ci ha consentito di passare dalle cosiddette tecniche di INSAR convenzionali, dove andavamo a analizzare singoli eventi, quindi dove eravamo interessati ad analizzare, diciamo così, la distribuzione spaziale della deformazione di un singolo evento, ci siamo spostati ad esplorare la dimensione tempo. Perché spesso i fenomeni deformativi hanno un'evoluzione nel tempo. Quindi si è passati dall'analisi di singoli eventi, quindi da analisi sostanzialmente della distribuzione spaziale, ad analisi anche temporale, cioè esplorare la dimensione spazio-temporale dei fenomeni deformativi. Sono state sviluppate tutta una serie di tecniche, anche noi abbiamo contribuito, in particolare noi abbiamo contribuito con una tecnica che si chiama SBAS, che è l'acronimo di Small Baseline Subset, che è una tecnica veramente semplice. Perché qual è l'idea? L'idea è quella di dire, ok, io se accoppio due immagini, faccio un interferogramma, una mappa di fase da cui posso ricavare una mappa di deformazione, allora
Se io ho n immagini, posso accoppiare queste n immagini e quindi in realtà andare a costruire una serie di fotogrammi, diciamo così, del film della mia deformazione. Perché? Perché se le accoppio con baseline sufficientemente piccole in modo da ridurre questi effetti di correlazione, quindi da riuscire a vedere la mia differenza di fase, che cosa posso fare? Poi si può dimostrare. Basta che vado a risolvere un sistema di equazioni ai minimi quadrati che noi risolviamo con l'SVD e posso fare cose di questo genere. La zona è sempre il posto più bello della Terra, sempre l'area del Golfo di Napoli. In questo caso quello che abbiamo fatto, vi faccio vedere che cosa si può fare mettendo assieme 200 immagini acquisite dal 1992 al 2010 ogni 35-70 giorni. Che cosa riesco a fare? Mettendo assieme tutta questa informazione, quindi non due immagini, 200 immagini accoppiate a due, riesco nelle aree coerenti, che sono le aree in falsi colori, quindi aree urbanizzate e rocce, perché sono in banda C, riesco adesso a ricavare, la vedete, la scala deformazione sulla base del millimetro all'anno. Io riesco a vedere un millimetro all'anno di deformazione. Quindi riesco a vedere la foce del Volturno in subsidenza, riesco a vedere il cerchio dei campi flegrei, riesco a vedere la sommità del Vesuvio che lentamente si affonda dentro al somma, i paesi vesuviani che si deformano e poi la deformazione più importante, vedete il Vomero, perché là abito io. Ok, quindi la deformazione cruciale. Questi sono gli scavi del metro collinare. Riesco quindi a passare ad analisi dove riesco a risolvere tassi di 1-2 mm all'anno, ma non soltanto, ma per ognuno di questi decine o centinaia di migliaia di pixel io mi posso andare a ricostruire la serie temporale di deformazione. Io qua vi ho scelto un pixel, ve ne potrei far vedere tantissimi altri, ma ci metteremmo giorni. Io che cosa faccio? Ho per ognuno dei miei pixel il film della deformazione, cioè su base centimetrica riesco a vedere, quello è il centro dei campi flegrei, tutta la subsidenza degli anni 90, poi il primo uplift del 2000, poi di nuovo l'uplift del 2005 e poi la ripresa e la subsidenza. Questo è un pixel, io ce l'ho per tutti i pixel calcolati in modalità praticamente automatica. Quindi è una tecnologia importante. Non solo, ma queste sono analisi che noi facciamo per, come dire, studi su scala regionale. Quindi tipicamente sono processamenti che noi facciamo in alto a 30-100 metri di risoluzione, perché se voi guardate un vulcano, la caldera dei campi flegrei, tutto sommato è un pattern di deformazione molto correlato spazialmente, se lo campionate ogni 30-100 metri è più che sufficiente. Però in realtà poi quello che si può fare è andare a zoomare alla massima risoluzione, quindi andare a recuperare questi target persistenti e lì io riesco ad andare a una scala molto più di dettaglio. Diciamo, prima con qualche difficoltà, adesso ve lo faccio vedere dopo benissimo, cioè riesco a fare analisi alla scala del singolo edificio. Vi faccio vedere in particolare lo studio di impatto ambientale che facevamo prima dello scavo di metro C. Questo mo è sempre bello, non bellissimo come posto, però diciamo, bello, Roma, ok? Non bellissimo perché il posto più bello è quell'altro, ovviamente. Ok, battute a parte. Vedete, questo è tutto quasi verde, tranne quelle zone gialle. Quelle sono le zone che rappresentano nella mappa di velocità media ottenuta elaborando tutte e 200 immagini dell'archivio Ersemisa, le deformazioni tutte quante attorno al Tevere. Vedete, a Roma si addensano tutte quante attorno al Tevere le deformazioni. Non al centro, la zona imperiale, perché i romani le sapevano costruire bene, le cose non si deformano. Invece attorno al Tevere, sia che andate a nord, a sud, si deformano. E poi, se io zoomo, quindi vado a effettuare analisi con questi sistemi ancora di prima generazione, quindi non i sistemi attuali, quelli che non funzionano più dalla fine del 2010, io riesco a fare cose di questo genere. Per esempio vado in questa zona, questo è un paleoalveo del Tevere, l'area di Viale Giustiniano Imperatore, dove i tubi di fondazione non sono sufficientemente profondi, mi dicono i colleghi strutturisti, e quindi io cosa faccio? E dentro al paleoalveo, palazzo per palazzo, vado a vedermi quelle che sono le deformazioni, come evolvono nel tempo. E in realtà in alcuni casi posso anche andare ad identificare un palazzo dove, vedete, la zona nord è verde, stabile, man mano che io vado da nord a sud c'è un gradiente di deformazione, infatti il giunto si spacca.
Ok, quindi io sono in grado anche di rilevare in modo praticamente automatico quelli che sono fenomeni di deformazione in alcuni casi che sono, diciamo, intra edificio. E ovviamente poi applicazioni se ne fanno tante, per esempio per il Dipartimento di Protezione Civile studiamo, questa è una diga in terra, la diga di Lago Locone, dove qui c'è un fenomeno di assestamento, però vedete c'è un gradiente della deformazione, quindi il trend è lineare, la distribuzione non lo è. Avendo a disposizione informazioni spaziali e temporali si riescono a fare tutta quanta una serie di cose interessanti. Chiaramente lo scenario poi è cambiato in positivo enormemente quando siamo passati dai sensori di cosiddetta prima generazione ai sensori di seconda generazione, che più o meno hanno incominciato a lanciare le agenzie a metà degli anni 2000, con l'Europa che ha un ruolo importantissimo col programma Copernicus, ma anche con l'Italia che ha un ruolo rilevante, perché l'Italia è, diciamo, sul SAR satellitare una specie di superpotenza, perché ci ha lanciati in orbita i satelliti della costellazione Cosmos Ganymede. Erano 6, adesso sono 5, ma si accinge a lanciare la cosiddetta costellazione Iride. Minimo sono altri 10 sistemi SAR in banda X. Qual è un elemento importantissimo? Non è tanto la risoluzione spaziale, è anche quello, ma è soprattutto il tempo di rivisita, e poi ci fermiamo. Perché? Perché nel passaggio dalla prima generazione alla seconda generazione è cambiato il campionamento temporale. Prima con ERS, con Envisat, dovevamo aspettare 35 giorni, poi a volte entravamo in rotta di collisione con le richieste che facevano i glaciologi sui poli, quindi si passava a 75 giorni, a volte anche a 105 giorni, quindi dovevamo aspettare 3 mesi per avere i dati, però insomma minimo aspettavamo da un mese a un mese e mezzo. Adesso con i sistemi di nuova generazione, su base settimanale o in alcuni casi bisettimanale, abbiamo un'immagine ascendente e un'immagine discendente, quindi ogni settimana abbiamo un'acquisizione, quindi è chiaro che gli scenari dalle osservazioni si stanno spostando significativamente rispetto al monitoraggio. Certo, una settimana per fare un monitoraggio vero, come magari alcuni di voi lo intendono, su una struttura, su un'infrastruttura, è ancora troppo poco, però lo scenario sta cambiando significativamente, e ricordatevi sempre, con una situazione per cui questi dati non costano nulla, soltanto devo saperli processare e investire un po' di tempo di acquisizione e di calcolo. Allora, vi dicevo, un'evoluzione importante sono questi sistemi satellitari di seconda generazione, dove un elemento cruciale è la riduzione del tempo di rivisitazione, cioè quanto tempo passa fra un'acquisizione e l'immagine successiva. In questo ambito vi faccio vedere gli scenari che riguardano due sistemi in particolare, un sistema europeo che si chiama Sentinel-1 e un sistema nazionale a cui già avevo accennato, che si chiama Cosmos Ganymede. Prego, prego. Allora, partiamo dalla costellazione Sentinel-1. Sono due sistemi in banda C, quindi circa 5 cm di lunghezza d'onda, 5,6 cm di lunghezza d'onda, è in continuità con i sistemi ERS-1, ERS-2 ed Envisat, di cui vi parlavo prima. Sono due sistemi, in realtà erano, adesso capirete perché, Sentinel-1A e Sentinel-1B, lanciati 2014 e 2016. L'aspetto veramente importante in questo caso è che non bisogna nemmeno chiedere un'attivazione, sono dati completamente gratuiti, accessibili in modo completamente aperto, hanno una copertura quasi globale. Sull'Italia e sull'Europa l'acquisizione è ogni 6 giorni, ed era 12 giorni sulle altre parti del globo illuminato. Non è la risoluzione spaziale, diciamo, l'elemento di grande forza di questo sistema, perché non è molto diversa dai sistemi di prima generazione, è il tempo di rivisitazione e anche l'illuminazione a terra. Il fascio in cui questo sistema illumina la superficie terrestre in una strisciata è infatti molto ampio, 250 km. È più del doppio della modalità standard che avevamo con i sistemi ERS di prima generazione, che era 100 km, lo vedete lì nell'immagine. Vi dicevo che le cose sono un po' cambiate, purtroppo, perché poi alla fine del 2021
il sistema Sentinel 1B ha avuto un malfunzionamento e quindi in realtà adesso ne abbiamo solo uno. Siamo in attesa della messa in orbita di Sentinel 1C. Purtroppo ci sono stati un po' di problemi, come forse avrete letto, con il lanciatore Vega, in realtà anche con un pezzo che veniva fabbricato a Dnipro a causa, diciamo, dell'invasione dell'Ucraina, e quindi, diciamo, ci sono un po' di ritardi, però dovrebbe essere messo in orbita il sostituto di Sentinel-B, e quindi dovremmo tornare a ridosso dell'estate a sei giorni di osservazione. Bene, che cosa si può fare con queste cose? Vi ho portato un esempio delle cose che noi facciamo. Ve lo dicevo prima, poiché io scendo a sei giorni, su base settimanale posso pensare a situazioni di monitoraggio, per esempio di monitoraggio in quello che è il contesto degli scenari vulcanici. Infatti noi utilizziamo questi dati per monitorare, come centro di competenza, ve l'ho detto già, di protezione civile, quelli che sono i vulcani nazionali. Quindi tre vulcani e l'area campana, Stromboli e Vulcano delle Eolie e l'Etna. Non ho il tempo di mostrarvi tutto, quindi vi ho scelto un esempio, l'area dei Campi Flegrei, che è un vulcano attivo di un'area, diciamo, particolarmente critica perché è densamente popolata. Allora, che cosa facciamo in questo caso? Oramai l'avete capito, usiamo le due geometrie di osservazione, quindi orbite ascendenti e orbite discendenti, quindi per avere le due LOS, più o meno per darvi un'idea, alla fine del 2021 già c'erano 300 acquisizioni, quindi più del doppio di tutto l'intero archivio Ersenvisat, perché io ce l'ho ogni sei giorni, quindi il numero di osservazioni è molto grande. Che cosa facciamo? Essenzialmente, periodicamente, ogni volta che passa il satellite, elaboriamo il dato. Queste sono le misure in LOS, ascendente e discendente, poi le combiniamo e vengono fuori a sinistra la componente verticale del campo di deformazione e a destra la componente est-ovest. E si vede abbastanza chiaramente che c'è un sollevamento radiale e poi la parte occidentale che si sposta a ovest, la parte orientale che si sposta ad est. Sostanzialmente c'è un evento inflattivo che caratterizza l'area. Ma noi non abbiamo soltanto l'informazione su quelle che sono le velocità di deformazione. Per ognuno di questi pixel il Dipartimento di Protezione Civile può andare lì e interrogarlo. Per esempio il centro dei Campi Flegrei, vedete la serie temporale, la deformazione è tutta verticale, se guardate a destra è piatto, è fermo, perché essendo un campo a simmetria radiale, quella è una zona che si solleva soltanto. Se io mi sposto verso est, vedete, si riduce la deformazione verticale e aumenta la deformazione est-ovest. Se vado dall'altro lato della caldera cambia addirittura segno. E io per ognuno, diciamo, di questi picchi, quindi posso seguire l'evoluzione ogni sei su base settimanale ed eventualmente identificare quelli che possono essere cambi, migrazioni sia spaziali sia temporali del campo di deformazione. Tenete conto che, diciamo, si possono poi fare cose, animazioni come questo, vedete, dove io metto assieme spazio e tempo, vedete come la deformazione parte dal centro e poi si propaga, si estende. E quindi sostanzialmente avere anche in termini proprio di migrazione nel campo di deformazione informazioni sulla dinamica. E ovviamente poi nel momento in cui rileviamo delle deviazioni, come per esempio è successo a settembre 2020, queste vengono segnalate al Dipartimento e lì non forniamo informazioni più su base mensile, ma su base settimanale aggiorniamo quella che è la situazione. Tenete anche conto che esistono delle stazioni GNSS, tra l'altro ce ne sono abbastanza, noi poi periodicamente confrontiamo le nostre misure con quelle delle stazioni GNSS, vedete le deviazioni standard, in alcuni casi non si riescono quasi a distinguere le differenze. Le deviazioni standard, se assumete le stazioni GPS e stazioni GNSS come riferimento, più o meno siamo fra i 3 e i 6 mm, sostanzialmente la deviazione standard delle nostre misure è 4-5 mm, questi sono gli scarti che noi abbiamo sulla singola misura, mentre invece sui tassi, ve lo dicevo, abbiamo 1-2 mm all'anno. Che altro si può fare? Quello che si può fare è sfruttare questa ampiezza del campo visivo, perché vedete, avendo 250 km, Sentinel 1 quando passa lungo l'orbita ascendente è praticamente in una strisciata, mappa l'intero territorio nazionale. Allora, quello che abbiamo sviluppato, non per il Dipartimento di Protezione Civile, non su base mensile, ma su base quadrimestrale, è la mappatura dell'intero territorio nazionale, cioè andare a fare
una mappatura di tutto quello che si muove e che sta potenzialmente accelerando o decelerando alla scala dell'intero territorio nazionale. Ovviamente qui c'è un problema di calcolo, perché parliamo di sistemi che buttano giù 12-13 terabyte al giorno, quindi insomma parliamo di volumi molto importanti, quindi poi rispetto a questo abbiamo bisogno di architetture HPC. Tipicamente ricorriamo sia al cloud di AWS, cioè i servizi di Amazon. Scusate, abbiamo incominciato per una questione di tempi, perdonate. O anche i sistemi di cloud computing di Copernicus, e in sostanza quello che facciamo è parallelizzare completamente quello che è il processing e sfruttare anche GPU. In sostanza quello che abbiamo fatto in questo studio di fattibilità per il Ministero, che prima si chiamava Ministero dello Sviluppo Economico, adesso si chiama Ministero per la Sicurezza Energetica, il MASE, è queste sperimentazioni alla scala nazionale. Quindi il territorio nazionale lo dividiamo in delle patch di 250x200-300 km, ognuna viene processata indipendentemente, e poi periodicamente forniamo un aggiornamento su come si deforma l'intera Italia. Okay. Quel macchione al centro che vedete, rosso e blu, è l'effetto del terremoto di Amatrice e di Norcia. Tutto il resto sembra verde, ma vi garantisco che non è verde, perché è pieno di fenomeni deformativi. Per ognuno di questi noi aggiorniamo quella che è la serie temporale di deformazione. Queste sono le serie temporali, il terremoto di Amatrice e di Norcia. Vedete nelle serie temporali i salti e il campo di deformazione, ma per ognuno di questi pixel, quindi ogni 30 metri del territorio nazionale, noi abbiamo una misura, se il pixel è coerente. E chiaramente ce ne sono tanti, avendo acquisizioni a 6 giorni di pixel coerenti, abbiamo una informazione su di quanto e come si deforma. Fra l'altro abbiamo anche un minimo provato a verificare che queste misure avessero accuratezze simili a quello che facciamo nell'area dei campi Flegrei. Abbiamo usato la mappatura alla scala globale GNSS che fa l'Università del Nevada, che si prende i dati di tutte le stazioni GPS del mondo, li processa e li rende disponibili, e vedete gli scarti sono 4-5 mm, quindi più o meno vuoto per pieno, quando noi dobbiamo dichiarare un'accuratezza media, sono 5 mm sulla singola misura, 1 mm all'anno sui tassi di deformazione, e si vede di tutto e di più. Per darvi un'idea, il macchione blu sono i campi Flegrei, già lo sapete, in basso c'è l'isola di Ischia, quella è un'area in frana, la frana di fango, il saltino con quell'asse rosso è il terremoto di Casamicciola. Quindi sostanzialmente noi riusciamo a vedere la frana e poi l'evento del terremoto che produce l'accelerazione della frana. La roba rossa su sono il sito di stoccaggio delle ecoballe, che a causa della subsidenza si abbassano, oppure qui a Bologna gli effetti di subsidenza che caratterizzano la città di Bologna. Questo è Pistoia, in questo caso la deformazione è completamente diversa, c'è una subsidenza dell'acquifero con le oscillazioni, perché quando piove l'acquifero si ricarica e quando poi in estate si sgonfia, quindi riusciamo a vedere come l'acquifero si deforma nel tempo e quindi produce deformazione in superficie. Qui le oscillazioni che vedete sono completamente diverse, qui non c'è nessun acquifero, questo è un sito di stoccaggio della Stogit, se non sbaglio, Minervio. Quello che vedete è quando viene pompato gas in estate per ricaricare e la città si solleva, e quando viene rilasciato e si abbassa. E questa è un'informazione interessante, perché indirettamente da questo io sono anche in grado di capire quanto viene pompato e quanto viene erogato, perché c'è un modello che mi collega a queste cose. Si possono fare una quantità di cose infinite, ve ne faccio vedere giusto una. Questo è tutto il Nord Italia per il MASE. Quello che abbiamo fatto è abbiamo detto: vediamo tutto quello che oscilla del Nord Italia, e vengono fuori informazioni su con che ampiezza oscilla, con che frequenza. Quelli che vedete lì sono tutti impianti di stoccaggio che chiaramente oscillano, vedete di più o di meno in dipendenza delle ricariche, e poi ce ne sono altri di aree che oscillano, di nuovo Pistoia. Queste oscillazioni si differenziano dal picco. Quando il picco è in estate è uno stoccaggio, perché è l'immissione del gas. Quando il picco è in inverno è pioggia, e quindi è un acquifero. Ma ovviamente vi potrei far vedere discontinuità, salti, accelerazioni sulla base del modello che metto dentro, tiro fuori l'informazione. In questo ambito siamo necessariamente sempre più andando verso l'intelligenza artificiale, perché capite, sono decine di milioni di pixel da analizzare. Se io voglio fare un servizio nazionale
La cosa è complicatissima, ma si può fare, si può fare addirittura alla scala europea. Questo è uno studio di fattibilità che noi abbiamo fatto alla scala europea. Quella di prima era la mappa dell'Italia, questa qui è la mappa dell'Europa. E quindi vedete a nord i siti di, minerari in Polonia, a destra vedete il terremoto in Lefkada in Grecia, eccetera, eccetera. Io posso vedere come si muove l'intero territorio perché su base settimanale ho un aggiornamento, facendo una quantità di calcoli ovviamente enorme. Vi faccio vedere invece adesso un altro scenario che è un po' diverso, dove qui entra in gioco l'orgoglio nazionale, perché questa invece non è una costellazione europea, questa di cui vi parlo è la costellazione nazionale Cosmos Chimed, che ha un taglio abbastanza diverso, sono in origine 4 satelliti. Tenete conto che questa è una costellazione duale, civile e militare, quindi qui l'accesso ai dati non è come Sentinel-1, qui bisogna ovviamente chiedere delle autorizzazioni, capire cosa è disponibile e cosa non lo è, però sul territorio nazionale, d'intesa col Dipartimento di Protezione Civile, una mole grande di dati è disponibile con risoluzioni più o meno fino a 2-3 metri, cioè sotto i 2-3 metri sostanzialmente sono dati che vengono utilizzati per altri scenari, fino a 3 metri si riescono a utilizzare. Allora, il concept in questo caso è sempre misure frequenti nel tempo, però qui la risoluzione è diversa, vedete io ho 3 metri, in realtà 2-3 metri di risoluzione spaziale e un footprint molto più piccolo, 40 km, quindi in questo caso io non voglio guardare in una strisciata tutto il territorio nazionale, ma voglio effettuare analisi molto più di dettaglio e quindi l'aspetto strategico di questi oggetti è chiaramente analisi soprattutto sul costruito. Togliamo soprattutto molto sul costruito, analisi di dettaglio locali ad alta risoluzione. Perché? Perché vedete, sostanzialmente in questo caso è la risoluzione l'elemento cruciale. Purtroppo anche in questo caso ne abbiamo perso uno di satellite, CSK3, che per motivi di sicurezza è stato deorbitato a ottobre 2022, se ricordo bene. Però tenete conto che già l'Italia ne ha messi in orbita altri due, c'è già una seconda generazione attiva e ne metterà in orbita altri due ancora, quindi è garantita la continuità di questo sistema. Vi dicevo, ve l'ho cerchiato, un elemento importantissimo qui, il focus è la risoluzione spaziale. Per darvi un'idea di quello che significa, ovviamente ho scelto lo stadio Maradona per motivi, diciamo, evidenti, è come io osservo lo stadio Maradona a sinistra con i sistemi di prima generazione a 10 metri, 15 metri di risoluzione e come lo osservo a 2 metri, 3 metri. Chiaramente il dettaglio è molto spinto con l'aumento della risoluzione e anche le mie analisi di INSAR sono molto più di dettaglio. Vedete a sinistra la densità dei pixel coerenti che io ottengo con i sensori ERSO e ottenevo è quella che posso ottenere con i dati Cosmos Chimed. Praticamente su ogni edificio, su ogni struttura, su ogni infrastruttura, se non perdo coerenza ho informazioni ricavabili. Che si può fare? Ovviamente io posso andarmi a studiare la caldera dei Campi Flegrei, ma quella la vedo già molto bene con Sentinel-1 perché il campo di deformazione si estende per decine di chilometri. Molto più interessante è in questo caso andare a analizzare fenomeni di dettaglio, quindi mi concentro su questa zona che vedete cerchiata e vi faccio vedere che cosa si può fare, ma giusto qualche esempio. Quello che si può fare, per esempio, vedete qui, questo è il passante dell'alta velocità, quindi è una zona dove c'è un effetto deformativo molto chiaro che caratterizza questa struttura. Poi mi sposto per esempio a ridosso dell'aeroporto e vedete qui in basso, vedete abbastanza chiaramente, questo è un viadotto sulla tangenziale che si deforma, non so se vedete, le deformazioni in questo caso non sono lineari, c'è una non linearità, non ho assolutamente idea di quale sia il fenomeno, anche perché io sono un radarista, quindi diciamo non mi avventuro in speculazioni su quelli che sono i fenomeni, però di sicuro si deforma in modo non lineare, così come si deforma anche quell'altro viadotto che vedete più a nord. E io chiaramente lo rilevo molto bene, perché fino a quando le mie deformazioni riesco a misurarle spazialmente o temporalmente, quindi non eccedono quella che è la mia lambda mezzi, riesco a misurarle, diciamo, bene. E ovviamente gli ambiti applicativi di queste cose sono tantissimi. Ve ne faccio vedere giusto un altro. Questa è la città di Roma, come al solito.
se io faccio analisi di dettaglio con questi dati, riesco a vedere un sacco di cose. Al centro quello è sempre l'edificio di Viale Giustiniano Imperatore, che continua a deformarsi, vedete, in modo differenziale. In basso quelli sono pezzi dell'autostrada da Roma a Fiumicino che si deformano, e invece su più a nord quello è il gazodromo, è una struttura metallica, diceva il mio maestro, il termometro più costoso del mondo, 1,2 miliardi di euro per guardare cosa? Le dilatazioni termiche legate alla temperatura. Ve l'ho portata semplicemente per dirvi che poi su target particolari metallici noi vediamo frazioni del millimetro, noi, questa tecnologia vede frazioni del millimetro. Ovviamente su target particolari, in generale vi dovete aspettare i 4-5 mm di cui vi parlavo, ma su alcuni target, poi soprattutto se io mi vado a costruire dei target metallici fatti apposta per poterli vedere, io riesco ad avere accuratezze molto molto spinte. E poi, per esempio, giù vedete, dalle orbite discendenti si vede molto bene la deformazione di un pezzo della pista dell'aeroporto di Fiumicino, invece su a nord vedete come si deforma questo pezzo del raccordo anulare. Questi sono sistemi che hanno una continuità, ecco, questa è la cosa importante. Già c'è, ve lo dicevo prima, in orbita un pezzo della seconda generazione di Cosmos Skymed, quindi viene garantita continuità almeno per i prossimi 15 anni, si possono allungare queste serie e continuare a seguire questi fenomeni che ovviamente continuano, perché se poi io non intervengo questo pezzo della Roma Fiumicino si continua a deformare, se io non intervengo il Palazzo di Giustiniano Imperatore si continua a deformare e così via. Lo stesso vale per le oscillazioni del gazodromo, perché il tempo passa e viene l'estate e l'inverno, o la deformazione di quel pezzo del raccordo anulare. Che altro si può fare? Diciamo, si possono fare mille cose, ve ne faccio vedere una che magari potrebbe essere più interessante. Qui comunque è coinvolta un'infrastruttura, però l'effetto secondo noi sta fuori. Vedete quel macchione cerchiato che sopra è blu e sotto è rosso? Sono osservazioni da orbite ascendenti e discendenti. Quando il segnale è molto diverso, è una situazione completamente diversa rispetto al terremoto di Amatrice. Vi ricordate, il terremoto di Amatrice era rosso sia sulle orbite ascendenti sia sulle orbite discendenti, aveva una componente verticale. Quella è una frana che invece ha una componente orizzontale molto importante, e questa è evidenziata nelle serie temporali. Però vedete poi quello che succede su quella struttura, su quel pezzo di ponte. La frana si sposta e quel pezzo di ponte si solleva. Cioè succede, secondo noi, una cosa così, ok? E quindi secondo noi, poi alla fine, questo pezzo del ponte si alza e succede questo. Ovviamente, come dire, questa è l'interpretazione fatta solo ed esclusivamente col dato SAR, ma questo è per dirvi che poi questi dati non servono soltanto a guardare la struttura in sé, ma anche cose che possono succedere esternamente a delle strutture e che potrebbero avere impatti sulle strutture. Ancora una volta, si può fare tutto con questi sistemi sulle strutture? No, si può fare molto, vi ho fatto vedere tutto il bello e le grandi potenzialità di questi oggetti, ma ci sono comunque delle limitazioni. Torniamo su Roma, torniamo su qualche infrastruttura, dei ponti in particolare. Vedete sopra questi due ponti, si vedono molto bene, sono stabili, sono verdi. Se vedete il ponte sotto, questo è un ponte Morandi, mi dicono i colleghi, cioè è un ponte di nuovo Morandi ma sulla Roma Fiumicino, e in questo caso vedete ci sono anche delle cose che non si riescono a fare, perché se io vado a zoomare, non so se lo vedete, ci sono pixel che io posso analizzare su varie porzioni, ma poi c'è una zona dove non ho pixel e noi non capiamo perché. Probabilmente perché lì è stato fatto un intervento che ha alterato la risposta elettromagnetica. Sembrerebbe di no, perché la deformazione è troppo forte, quindi eccede la mia mezza lunghezza d'onda. Sembrerebbe di no. Certamente merita, diciamo, un approfondimento, perché spariscono a volte dalle nostre osservazioni quelle che sono delle zone che invece dovrebbero rimanere coerenti. Però
Poi dove si vede, dove si osserva, uno rileva questi 2,5 mm di abbassamento che caratterizzano questa infrastruttura. Un altro esempio dove ancora una volta si vede la potenzialità ma anche i limiti è un esempio famoso, questo è il Ponte Morandi, questa volta di Genova, che noi abbiamo analizzato sempre per Protezione Civile fino all'immagine prima del crollo, e se guardate, diciamo, le nostre analisi, questa è la topografia del pixel che noi rileviamo, che è fondamentale per separare i pixel degli edifici sotto il ponte da quelli che sono i pixel invece della struttura. Quindi abbiamo scremato quali sono i nostri scatenatori che stanno sul ponte, però se andiamo a vedere le mappe di velocità noi sostanzialmente deformazione non ne vediamo. Quindi noi fino a prima giusto c'è un pixel dove vediamo un paio di millimetri, quindi in questo caso noi la deformazione non l'abbiamo vista e non siamo per niente d'accordo con quelli che dicono che si vede. Non soltanto, vedete nelle serie, ci sono dei buchi di nuovo, sono delle zone che noi non vediamo. Perché non le vediamo? Perché questo ponte oscillava molto, probabilmente. E quando succedono queste cose noi perdiamo di sensibilità, perché questo in qualche modo è la potenzialità ma anche il limite. Quindi io sono molto sensibile sulla scala e la lunghezza d'onda, ma poi quando la deformazione cede la lunghezza d'onda, io me la perdo, diventa incoerente, diventa un segnale random per noi, sia sulla campata a nord, sia sulla campata a sud. Però quello che stiamo facendo, e in questo ringrazio moltissimo il professor Proda, ma anche il Dipartimento di Protezione Civile, quello che stiamo provando a fare, proprio nel tentativo di mettere un po' d'ordine rispetto a quello che si può fare e quello che non si può fare, stiamo scrivendo con loro delle linee guida sull'utilizzo dei dati interferometrici proprio per il monitoraggio del costruito, per cercare di mettere un po' d'ordine su quali sono le cose che si riescono a fare e quali sono invece le cose più difficili da fare, le scommesse per il futuro. Che cosa si può pensare di fare per il futuro? Una cosa su cui stiamo lavorando, e sono le ultime mie tre slide, è tornare al discorso multifrequenza che vi facevo prima. Cioè ad oggi noi siamo abituati a lavorare con un singolo sistema che lavora, o anche con una costellazione che lavora ad una singola frequenza. Cosmos SkyMed in banda X, Sentinel 1 in banda C. Quello che secondo noi è il futuro è lavorare a diverse frequenze, in modo da spendersi le alte frequenze per guardare le informazioni di dettaglio e le basse frequenze per guardare i fenomeni, diciamo, ad una scala di un'entità più grande. Quindi combinare sistemi, questa volta, non che hanno le stesse caratteristiche, ma che hanno caratteristiche frequenziali diverse, in particolare la banda X e la banda L. Purtroppo in banda L in Europa abbiamo investito pochissimo, abbiamo investito molto sulle alte frequenze, hanno investito, diciamo, altre nazioni, per esempio il Giappone moltissimo. Quello che vedete lì è una mappatura con i dati del sensore giapponese ALOS 2, giapponese a cui dovremmo chiedere dopo il terremoto di Amatrice queste informazioni. Però rispetto a questo l'Italia ha fatto una cosa interessante, nel senso che ha fatto un accordo con l'Argentina che ha messo in orbita due satelliti che operano in banda L, quindi che operano a 23 cm di lunghezza d'onda. Si chiama SAOCOM 1 e c'è stata la lungimiranza di metterla sulla stessa orbita di Cosmos SkyMed. Quindi ogni due acquisizioni in banda X c'è un'acquisizione in banda L. Questo è interessante perché hanno la stessa loss, vedono con la stessa linea di vista, con la stessa line of sight, e quindi è pensabile combinare informazioni di frequenza diversa. Conviene scendere giù in frequenza? Sembra di sì. Perché? Perché il segnale è più robusto, è meno accurato, ma è più robusto. Fra l'altro, più a bassa frequenza vado, più io penetro la vegetazione, le coltivazioni, quindi la risposta mi viene dal terreno. I primi risultati, questo è uno studio finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, sono interessanti. Questo è quello che io vedo con la costellazione Cosmos SkyMed di un pezzo del centro Italia che sta, mi sembra, fra la Toscana e l'Emilia. Se io faccio la stessa analisi in banda L, guardate che succede, vedete come si riempie? Aumenta enormemente la densità.
probabilmente con una sensibilità, anzi sicuramente con una sensibilità più bassa, però io densifico le mie misure. Questo, a nostro avviso, è la direzione nella quale bisogna andare per andare a riempire questi buchi, per andare a superare quelle che sono ancora delle limitazioni che ci sono. Ovviamente c'è un sacco di lavoro da fare, però sembra una traiettoria abbastanza promettente. Io ho concluso, vi ringrazio molto per l'attenzione, ovviamente sono a disposizione se avete dubbi, curiosità, abbiamo più o meno una decina di minuti, quindi sono qui, anche se ci sono online, sono ovviamente lieto di rispondere. Grazie ancora.